Oh G, ma che stai a combinare? No, dai, lasciami in pace. Ma ti stai sfogando col cibo, sei sicuro che è tutto a posto? Dai, vabbè, insieme. Dai, eh. Ma è successo qualcosa con Ele? Con la tua famiglia? Cioè, tutto a posto? E allora che è successo? Hanno chiuso le palestre, va. Dall'ultimo decreto Conte la maggior parte di noi si ritrova a doversi allenare di nuovo a casa con pochissima attrezzatura o addirittura senza attrezzi. Sicuramente non è l'ideale, non concordo con la chiusura, ma non possiamo farci niente, dobbiamo accettarlo e adesso invece pensiamo a focalizzare la nostra energia nel punto giusto per continuare ad allenarci correttamente anche a casa e continuare a fare i nostri gains. Almeno ci sono due cose positive. La prima è che abbiamo già fatto un periodo simile di lockdown per 3 mesi, quindi ci siamo abituati sia fisicamente che mentalmente a spingerci sufficientemente a casa anche senza palestra, anche senza attrezzatura. E la seconda è che possiamo imparare dagli errori che abbiamo commesso la prima volta ed evitare di ripeterli nuovamente, me in primis. E c'è inoltre una bella verità, che la crescita muscolare non conosce palestra e casa, conosce solamente lo stimolo che noi mettiamo sui nostri muscoli. Per cui se lavoriamo in maniera efficace e ottimale, seguiamo la scienza, non solo potremo mantenere i nostri gains, ma potremmo pure progredire nonostante non abbiamo così tanta attrezzatura. Ok, sicuramente non sarà così divertente come stare in palestra, ma l'allenamento in sé specificamente lo possiamo rendere abbastanza difficile, abbastanza stimolante per continuare a crescere anche da casa. Ma veniamo al sodo. Ripeschiamo i 3 meccanismi di ipertrofia muscolare esposti da Dr. Brad Schoenfeld nel suo articolo Mechanisms of Muscle Hypertrophy, e se parlo inglese te l'ho linkato qua sotto in descrizione. Questi sono i 3 meccanismi fondamentali per cui gli scienziati e i ricercatori accademici stipulano che avvenga la crescita muscolare, e sono quindi 3 meccanismi che dobbiamo analizzare e su cui dobbiamo puntare. Primo meccanismo, la tensione meccanica o mechanical tension. Questo è il driver di crescita muscolare in assoluto. Se vuoi aumentare la tua massa magra, devi introdurre uno stimolo di tensione meccanica nelle fibre muscolari che progredisce e aumenta col tempo. Number 2, lo stress metabolico o metabolic stress. Questo è un meccanismo secondario ed è praticamente l'accumulo di agenti metabolici, di ipossia, di acuto rilascio di ormoni come GH e IGF-1, che avviene nei muscoli specialmente in seguito ad uno stimolo ad alte ripetizioni, brevi tempi di recupero e che abbiamo tutti provato quando ci viene un pump. Number 3, il danno muscolare, meccanismo terziario e non del tutto accettato, ad esempio Menno Hanselmans non ne è un sostenitore e non per forza un driver indipendente di crescita muscolare. Accade quando si creano delle microfratture nelle fibre muscolari. Spesso avviene quando rallentiamo di molto le esecuzioni eccentriche, quindi l'allungamento del muscolo, o forziamo le eccentriche, aggiungendo più resistenza rispetto alle concentriche, eccetera, eccetera. Possiamo vedere insieme quale di questi meccanismi sia più prono all'allenamento da fare a casa, ma andiamo di punto in punto. La tensione meccanica vuol dire un aumento progressivo di tensione, ovvero di carico, oppure di carico per ripetizioni, col passare del tempo. A casa, a meno che non si dispone di un set di manubrie bilanciere e ghisa come minimo, è molto difficile sovraccaricare progressivamente senza attrezzi, giusto? Se c'hai dei carichi, col passare del tempo basta che aggiungi i carichi, però se non ce li hai, se stai senza attrezzi, cosa puoi fare? Si può fare aggiungendo resistenza sotto forma di bottiglie di acqua o elastici, o casse di verdura, o chi più ne ha più ne metta. Non è molto pratico, ma se ti ingegni lo puoi fare. Quindi però vediamo insieme come questo driver primario di ipertrofia muscolare purtroppo a casa non è facilissimo attivarlo. Lo stress metabolico invece, che è l'accumulo di agenti metabolici nel muscolo, è quando ti arriva il pump. Ok, qua possiamo ragionare e spingerlo anche a casa. Possiamo ridurre i tempi di recupero, possiamo inserire delle tecniche di accumulo di agenti metabolici, rep parziali, myo reps, superset, drop set, rep forzate. Quindi questo qui possiamo sicuramente attivarlo anche stando a casa. Terzo meccanismo, che è il danno muscolare, è praticamente quando si crea un danno al tessuto muscolare tramite microfratture raggiunte soprattutto eseguendo eccentriche,
che è la fase di allungamento del muscolo o distanziamento biomeccanico dell'inserzione e il punto di origine del muscolo, molto molto rallentate, quindi in super slow, tipo almeno più di 4 secondi ma anche più di 10 secondi, oppure eccentriche forzate, quindi immagina ad esempio nei piegamenti, quando scendi praticamente immagini un amico che ti mette più resistenza sulla schiena e tu devi combattere per non praticamente schiantarti a terra. Questa è un'eccentrica forzata. Ora, una riflessione importante che ho fatto post lockdown di 3 mesi lo scorso aprile: troppa enfasi sullo stress metabolico e sul danno muscolare a discapito della tensione meccanica risulterà in gains meno ottimali. Se ti focalizzi solo sugli ultimi due perché sono semplici da fare a casa, finirai per perdere il driver primario della crescita muscolare, che è la progressione. Per cui ti consiglio di strutturare i tuoi allenamenti nel seguente modo per avere uno stimolo di crescita muscolare efficace anche a casa e senza attrezzi. Come strutturare un allenamento senza attrezzi a casa efficace in maniera scientifica? In primis vogliamo creare la tensione meccanica, quindi per ogni gruppo muscolare rifletti un po' e segnati giù un esercizio che chiamiamo esercizio chiave, da usare costantemente nel periodo di lockdown e sul quale puoi progredire di resistenza. E fallo per ogni gruppo muscolare, quindi per il petto, ad esempio puoi scegliere i piegamenti con i piedi rialzati, con un carico sulla schiena, i decline weighted push-up, per il deltoide anteriore puoi scegliere un pike press, per il posteriore e laterale puoi scegliere un butterfly raise, per i bicipiti un curl con manico di scopa oppure con una cassa d'acqua. Ingegnati e scegli un movimento primario per ogni gruppo muscolare. Se non sei sicuro degli esercizi in inglese, basta che cerchi su Google o YouTube alcuni esercizi bodyweight e sono sicuro che troverai l'esercizio giusto. Una volta che hai un movimento chiave per ogni gruppo muscolare, lo eseguirai per 4 serie, idealmente stando tra le 4 e le 20 ripetizioni, che è il cosiddetto range ipertrofico, tra virgolette, raggiungendo il cedimento o un RIR uguale a 1, quindi un rep in reserve. Se serve, per mancanza di carico, puoi anche spingerti fino alle 30 rep, dato che ad esempio uno studio di Jenkins et al. Nel 2015 hanno trovato una simile crescita muscolare per intensità che varia dal 30 all'80% del massimale di una ripetizione, se la serie è portata al cedimento, ok? Questo lo chiamiamo il key movement e dobbiamo progredire di ripetizioni e poi di carico quando usciamo dal rep range indicato qui sopra. Ad esempio una progressione, prendiamo i piegamenti, la prima seduta ne fai 8, con ogni seduta prova a aggiungere una rep in più finché arrivi ad esempio a 20 rep su quella serie. A quel punto puoi aumentare il carico nel borsone, ad esempio ti aggiungi il borsone con 2 kg dentro e inizi la progressione nuovamente. Poi, per ogni gruppo muscolare indicato, ci aggiungiamo 2 movimenti assistenza. Assistance 1, anche qui facciamo 4 serie, idealmente dalle 15 alle 35 rep. Su questo puntiamo allo stress metabolico. Puoi quindi includere delle tecniche di intensità per raggiungere ripetutamente il cedimento e pompare più sangue possibile nel muscolo. Ad esempio, spingerti oltre al cedimento, ad esempio un po' includendo la tecnica Myo Reps o semplicemente Force Reps dopo il punto di cedimento. Assistance 2. 2 set, idealmente da 8-30 ripetizioni. Non vogliamo causare eccessivo danno muscolare, è solo la ciliegina sulla torta. Qui chiede ad un partner di causare maggiore resistenza sulla porzione eccentrica del movimento, oppure, una volta ceduto sulla porzione della rep intera, fai 4-5 rep forzate di sola eccentrica. Ok, una nota, questi numeri sono esemplari e non devi prenderli in bianco e in nero. Sono esempio pratico da mettere in atto da subito, non una verità assoluta. Non è che se fai 9 reps invece di 10 sull'assistance 2 hai sbagliato, ecco. Esiste ben poco di bianco e nero e uguale per tutti nel fitness scientifico. Però se segui i consigli qui sopra, finisci che per ogni gruppo muscolare hai costruito un programma efficace di allenamento con un key movement, in cui fai 4 serie da 4 a 20 ripetizioni in cui punti sulla progressione. Un assistance movement, 4 serie dalle 15 alle 35 ripetizioni in cui punti sull'accumulo di stress metabolico. Poi un assistance 2, 2 serie dalle 8 alle 30 ripetizioni in cui crei un po' di danno muscolare. Questo è un totale di 10 set a settimana per gruppo muscolare che rientra nel rep range generalizzato alle 10 alle 20 serie per gruppo muscolare a settimana. Ovviamente se noti che progredisci rapidamente, hai un livello più avanzato e pensi che sia poco volume, puoi aggiungere i set al key movement, assistance 1 o 2,
fino a raggiungere un massimo di 20 set a settimana per gruppo muscolare. Ora che abbiamo il volume per gruppo muscolare, per creare il tuo split, ovvero la struttura del programma, basta che ti chiedi quante volte mi alleno a settimana e da lì dividi il volume di tutti i gruppi muscolari e quindi di tutti gli esercizi in base al numero di sedute che fai a settimana. A questo punto puoi abbinare i gruppi muscolari un pochino come vuoi, anche perché l'affaticamento indotto da un programma senza attrezzi a casa non sarà molto alto, per cui non avrai veramente problemi di recupero se rispetti le considerazioni e le raccomandazioni di volume totale indicate precedentemente. E quindi ragazzi, in questo video vi ho mostrato come imposterei io il mio allenamento se chiudessi le palestre anche qua. Quindi un key movement per gruppo muscolare più due movimenti ad assistenza come minimo, con quattro serie e due serie, quindi diventa 10 serie totali da ripetere almeno una volta a settimana, molto probabilmente due volte a settimana, e puoi dividerlo come vuoi te. Se vuoi una spiegazione più dettagliata, più scientifica di tutte le variazioni di esercizi che consiglio, io ho incluso due capitoli bonus della mia guida Natural Scientifica da 0 a 100. È una guida per chi vuole diventare autodidatta. Probabilmente sei arrivato qua alla fine, già l'hai acquistata, ma se non l'avessi acquistata, veramente ti consiglio di andare sul sito e di pensare, perché è un investimento. Se vuoi imparare tutto il fitness scientifico e diventare autodidatta con i tuoi programmi, veramente secondo me non c'è una guida migliore in Italia. Poi, se no, c'è anche il video che ho fatto, se hai a disposizione solamente due manubri, che ti linko anche qua in descrizione. Questo è tutto per il video di oggi, io spero vi sia piaciuto, mi raccomando, non mollate, keep improving, kaizen e spaccate pure a casa. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!